Il Giro d'Italia, in generale le corse a tappe di 3 settimane, sono un tour de force non solo per i corridori ma anche per tutto lo staff che deve seguire e controllare che tutto funzioni nel modo migliore. Oggi ci concentreremo sui meccanici, in particolare su Alessandro Mazzi, meccanico della Jayco, e vedremo con lui come si svolge più o meno una giornata durante un grande giro, o per meglio dire qualche giorno prima di un grande giro, con la preparazione di tutte le biciclette e i mezzi. Alessandro, mi ricordo di te, una volta mi ha battuto la dilettante, una foto finish, ce l'ho ancora qui, non mi ricordo dove eravamo, ma... Non lo so neanche io, però mi ricordo, sì. Ti ricordi? Sì, volata. una gara piatta di quelle che è arrivata una fuga. Domenica, mi ricordo. Dalla domenica, sì. Però. Però non mi ricordo dove. Allora, meccanico Jayco, oggi sei qui a assemblare bici per il giro. Sì, stiamo controllando tutte le bici prima della partenza del Giro d'Italia, controlliamo che tutto sia ok. Gran parte del lavoro è già stato fatto al service course, in modo tale che le bici siano a posto. Qua verifichiamo, facciamo un ultimo check, misure. Quante bici avete per corridore qui? Tre. Quindi gara e due di scorta. Esatto. Più crono, crono una o due? Due. Sì. Quindi cinque per ogni corridore. Cinque per ogni corridore, sì. Bel lavoro, perché da controllare tutte. Sì. Poi nel senso adesso col discorso dei freni a disco necessita qualche check in più per il discorso di controllare i dischi, che tutto sia ok. Sì. Anche controllare sotto le batterie, che non ci siano anomalie, sì. che tutto proceda insomma per il meglio. Quindi non è più anche il lavoro delle scorta e si prolunga abbastanza. Sì, bisogna arrivare qualche giorno prima, non è che arrivi giorno prima e parti. Visto che questa bici l'hai appena tolta dal camion, quindi ti arriva così al service. Sì, questa qua è stata appena lavata, perché veniva da Francoforte. Perché oltretutto, quando si parte, adesso il giro, diciamo, la corsa è un po' più difficoltosa, perché ci sono tante corse prima. Vicine, sì. E quindi ci sono corridori che erano già impegnati, chi ha fatto Francoforte, chi ha fatto Romandia. Diciamo che sugli 8 che avevamo noi, un po' erano delocalizzati in tutte le varie corse, quindi c'è stato una check tutti insieme. Sì, un meeting da tutto il mondo. Sì. Cosa si fa come prima cosa dopo averla pulita? Dopo averla pulita procediamo con l'asciugatura, si parte ad asciugare principalmente le parti meccaniche, sono queste quelle che vanno asciugate meglio. Vai, ora ti faccio fare una cosa alla volta, intanto lavora pure che noi filmiamo. Bella soffiata, adesso? Sì, adesso procediamo a togliere l'acqua in eccesso, quella insomma, che non si è asciugata, e facciamo un'asciugatura e dopo si parte a controllare tutte le parti meccaniche, tutte le viti, che siano strette giuste e che non ci siano insomma problemi. Vai, che mi piace guardarti lavorare. Vedo che sono quasi tutte Propel le bici qui, anzi vedo solo Propel, bici aero. Sì, adesso diciamo che i corridori vogliono, cercano tanto la performance, l'aerodinamica, diciamo che sì, è alla base. E dopo abbiamo la fortuna che Giant è riuscita a fare una bici con una bici aereo che arriva quasi al peso di una bici da scalatore, sì. Perché qua arriviamo sui 6,9 poi montata con tubolari. Sì, tubolari, ma oppure con le ruote leggere tubeless, si arriva a un peso quasi al limite, sì. A proposito tubeless tubolare, che è una cosa di cui si parla tanto, vedo che avete entrambe le soluzioni. Va un po' a scelta del corridore, scelta delle tappe, scelta come mai? Allora, noi il tubolare abbiamo la fortuna che Cadex ci fornisce sia ruote con questo sistema, sia tubeless che tubolare, dipende dal corridore, noi lasciamo la scelta al corridore. Ci sono, io vi vedo la mia esperienza, corridori che sono un po' più su di età preferiscono il tubolare. Però una volta che iniziano a usare il tubeless piace anche quello, però diciamo è una cosa soggettiva. Sei stato anche tu corridore, sei anche te che insomma va dipende dal momento, ma se sei in forma, se hai visto magari varie situazioni, se vedi quello forte che vince, però ecco. Tipo anche dal tipo di corsa. Sì, ecco, molto dal tipo di corsa, si cerca sempre leggero, il meglio. Ammortizzare di più, evitare forature. Ecco, usiamo sia
gran parte Vittoria, che comunque ci garantisce sia un'ottima qualità sia a livello di tubolari che tubeless, questo qua è il nuovo modello, quindi non ci possiamo lamentare. Qual era la spatola per il muratore? Una volta che abbiamo asciugato e fatto tutto, procediamo a mettere la ruota posteriore, allarghiamo i pistoncini in modo tale da mandarli a fine corsa e si procede al montaggio della ruota. Quindi quando la inserisci il freno praticamente va quasi a fine corsa, man mano che pompi poi va alla larghezza giusta. E anche così si lubrificano i pistoncini internamente. La parte bianca, quella... Esatto, e non si ha... e si ha una maggiore fluidità del freno senza averlo un attimino spugnoso. Sì. Dopo abbiamo già verificato lo spurgo, ok, è già stato fatto, quindi... Diciamo, i lavori pesanti non... Vi tocca farli qua se in caso di cadute, immagino. Ti arriva una bici che non c'è stato il tempo di sistemarla. Però ecco, normalmente si cerca. Si porta avanti. Sì, di arrivare che sia tutto ok. Diciamo che per adesso situazioni gravi non abbiamo, tutto secondo i piani. Ecco. Si fanno 2-3 pompate, si guarda se è tutto ok. Dopo si fa un po' alla vecchia. Per evitare che il disco tocchi nelle pastiglie deve essere ben allineata la pinza freno, ovviamente il disco non deve essere storto, quello di base. Per allinearla correttamente bisogna riuscire a guardare in mezzo alle pastiglie e dare un pochino di luce al disco sia da un lato che dall'altro. Il problema è che se sul fondo si utilizza come sfondo, diciamo, l'asfalto, non si riesce a vedere bene lo spazio. Con un foglio bianco come in questo caso si riesce a vedere meglio la luce e a lavorare più facilmente. Per quanto riguarda il cambio, come prima cosa guardiamo i fine corsa, perché con le bici di scorta può succedere che cambiando il modello di ruote insomma ci sia qualcosa di diverso. Si guarda prevalentemente così che ci sia un attimino di gioco, vabbè, come fa le regolazioni, spinge a mano per vedere se il limite sì. Poi si prova un attimino e va bene, a buttarla giù a vedere se va, sì, se non sì, va sì, con sì, la sì. mano vuol dire che non cadrà mai. Stessa cosa lo facciamo col 54-11. Che non ci sia agio. Tiene bene. Sì. Ecco, una volta che si sono stati controllati fine corsa, procediamo a sentire se tutto sia a posto, si inizia a cambiare, si cerca con l'udito di trovare imperfezione durante la cambiata. Sì. Sembra un orologio, sono veramente bene. Si guarda tutte le possibilità di cambiata strana che si possano fare. Durace nuovo ha velocizzato un sacco davanti al deragliatore, impressionante. Diciamo, provi a maltrattarlo il più possibile. Sì, per vedere che ci siano, salta fuori qualcosa che non salta va. La catena, sì, o che ci siano comunque rumori che il fine corsa sia del deragliatore lavorano bene in modo tale che non si scateni nella parte esterna ma anche nella parte interna. Tra l'altro vedo che per un'ulteriore sicurezza avete montato anche il fine corsa interno della... Sì, questa oltre a fare la funzione... Dente di cane, non so come si chiama tecnicamente. Noi lo chiamiamo anche noi dente di cane. Okay. Sì. Oltre a avere la funzione di appunto di supporto per la catena in caso di caduta, anche il magnete per il misuratore di potenza, così abbiamo unito l'utile al dilettevole. La trasmissione è molto pulita e proprio nuova, che vedo che è veramente... No, nuova. Nuova, tutto nuovo. Infatti, è nuova. Beh, ci sta Per il giro, per i grandi giri, cerchiamo di montare tutto nuovo. Da mettere su catena, cassette, perché si inizia con la nuova infornata di ruote, insomma, che tutto sia ok. Senza imprevisti si va fino a fine giro con catena e tutto quanto, 3000 km. Sì, sì. Questa qua, sì, ok, è una scorta. Però è la prima bici di scorta, quindi deve essere uguale stesso setup alla prima bici da gara. Però diciamo che quella da gara non gli cambiate la catena nel mentre, di solito si cambia, quindi ogni 1500. Normalmente si arriva al giorno di riposo, dopo dipende la situazione. Certo. Nel senso, dipende molto anche dal corridore, come la sfrutta, come pedala, tante cose. Però ecco, normalmente si arriva... alle giornate di riposo per fare un quindi check. Quindi tre catene o due in un giro? Cioè la cambio ogni riposo?
Adesso siamo partiti con una nuova, si arriva al primo giorno di riposo. Si cambia? Sì, guardiamo lo stato. Ah, guardato, ok. Bene o male. Ci sarà qualcuno che lo ha... Tipo il scalatorino leggero leggero, magari non stai neanche a cambiargliela. Sì. L'animale gliela cambi perché... Sì, funziona, perché esatto. Funziona così. Funziona anche un corridore che va magari tanto viene traversato, perché adesso la tendenza è molto usare gli ultimi rapporti col 54, quindi la catena lavora molto di più. Male, quindi l'usura cambia. Quindi quando vi diciamo di non incrociare la catena, perché voi non la cambiate ogni 1000 km, ci avete il meccanico che ve lo fa, quindi evitate di incrociare sempre se dovete pagare vale poi voi le catene e soprattutto i pacchi pignoni e le corone. Sì, perché non è solo la catena, è corone e pacchi pignoni, che anche l'usura costano un po' di più. Sì. Dopo aver controllato tutta la parte elettronica, che è ok, procediamo al controllo delle viti. Dovrebbe essere già tutto ok, ma facciamo un ulteriore check con la dinamometrica, senza forzare le viti, smollare, si controlla e basta in maniera semplice. Chiuse, sono già chiuse, sì. Tiri, se abbiamo questa chiave della Park Tool, che è già calibrata 5,5 per le chiusure dell'attacco, che va chiuso 5,5 in maniera semplice, così, e fine. Si controlla che tutto sia serrato. Dopo aver controllato la zona attacco, procediamo a controllare le leve. Anche qui non va usata troppa forza. Qua c'è il polsimetro, non la dinamometrica. Sì, basta sentire a tatto, sì, che non siano... Voi a casa che avete manubrio in carbonio, quella vite qui non tiratela come se non ci fosse un domani, perché anzi, spaccate il manubrio. Si spacca il manubrio oppure si può schiacciare il e ti può succedere qualcosa finché vai e non te ne accorgi. Esatto. E dopo pensi... Bisogna stare molto attenzione. Prestare molta attenzione in particolare qua con le leve Shimano, che hanno molta forza nel collarino e stringono molto. Passati sulla bici di Michael Matthews, ho visto che hai smontato il cambio, come mai? Sì, allora questa è un'operazione che cerchiamo di guardarla bene o male tutti, è l'allineamento del forcellino, che con il cambio elettronico è molto importante, deve essere allineato perfettamente e ci deve essere il minimo possibile di tolleranza, perché basta l'inclinazione anche di un millimetro, la cambiata è già diversa e in caso di forature, se cambia la ruota, si avrebbero ulteriori problemi. Sì. Sì, questa è una delle principali cause nascoste di difficoltà nel registrare poi il cambio, che succede a tante persone. Sì, poi con l'elettronico è fondamentale, perché si fa tutto, la forza principale è concentrata in questa parte, quindi è importantissimo che sia allineato e come fai, e quindi avviti questo strumento al posto, che praticamente è una vite che sostituisce la vite del esatto. Cambio. È una specie di dima rotante. Esatto. Controlliamo, qua c'è un'asta graduata. Avvicini al cerchio. Sì, cerchiamo di guardare in quattro punti o in tre. Si guarda qua, tenendo sempre la stessa distanza. Si guarda in questa zona, che praticamente è l'inclinazione sotto. Sì. Si guarda qua, questo qua allineato in maniera corretta, infatti non si ha gioco, è appoggiato e la misura è rimasta quella. Se non fosse corretto, provate a raddrizzarlo, cambiate. Allora, se la tolleranza è minima, sui 2-3 mm si cerca di aggiustarlo. Ma che vuol dire che l'alluminio in questa parte non è stato forzato. Ok. Ma lo fai direttamente con questo strumento? Cioè sì, fai un po' come leva, esatto, e spingi. Si gira. No, non farlo che è dritto. No, si gira in questa maniera e si fa leva nella parte... Dove si vuole mandare. Esatto, che... nell'ultima parte, che basta un minimo movimento, non si forza in maniera catastrofica e niente. In caso di, se vediamo che è veramente storto, che può succedere con i viaggi aerei, per qualsiasi motivo, o basta un tamponamento in corsa,
cambiamo. No, anche cosa più comune a chi ci guarda, caricata male in macchina. Se ci mettete un peso sopra sul cambio. Un peso sopra o caricata la parte del cambio schiacciata. Esatto. Dobbiamo prestare particolarmente. Che al cambio meccanico ancora. Si riesce in qualche modo con la regolazione, ma col cambio elettronico è abbastanza fondamentale. Poi, essendo la parte che congiunge telaio e cambio, che sono due cose molto costose, i costruttori fanno i forcellini apposta cedevoli, in modo che se deve rompersi qualcosa si rompe il forcellino, che è la cosa più economica. Quindi per questo motivo tendono un po' a piegarsi facilmente. Per quanto riguarda le bici da crono, i controlli sono gli stessi, la principale differenza ovviamente sono i cerchi, che sono diversi. Anche qui avete tubolare e tubeless e soprattutto avete i rim brake, cosa che non avete sulle bici da strada. Ci sono ancora i freni con i pattini, quindi ovviamente qui non c'è da centrare la pinza come si fa con i freni a disco, ma c'è da controllare ovviamente che i pattini siano in buono stato, non ci siano detriti dentro e che abbiano la giusta distanza dal cerchio. Alessandro, ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a voi. Vedo che hai ancora tanto da fare, quindi ti lascio, non vorrei andare a rallentarti troppo. La giornata è le giornate, quindi sì, è una vita, dura. Anche perché sono qui, però ovviamente stanno anche in macchina a seguire la corsa, insomma i meccanici fanno veramente una vita pesantina. Sì, siamo in quattro pesantina. E ci distribuiamo, insomma, chi due vanno in corsa, chi fa lo tag, chi fa gli extra feed. Ecco, è così. Va bene. Ciao. Grazie a te. Ciao, bravo. Alla prossima.